il parlamentare Roberto Fico l'ha sfidata a fare un referendum cittadino per valutare, diciamo, se la città appoggia l'accordo che lei ha firmato. È simpatico che Fico, che per 6 anni non si è mai occupato di Napoli, e forse avrebbe fatto bene di occuparsi un po' del servizio pubblico del nostro paese, che da quando lui è presidente è rimasto sempre lo stesso, cioè il migliore possibile, si stia interessando della città. Capisco che si avvicinano le elezioni, noi difendiamo quell'accordo è storico, è nell'interesse dei napoletani, i napoletani sono attenti, avveduti, sensibili e molto maturi. Si possono leggere tutti i punti dell'accordo e vedere le slide, e noi abbiamo tenuto in considerazione tutte le indicazioni che sono venute dalla città, a differenza dei 5 Stelle che non ce li siamo trovati al nostro fianco quando abbiamo fatto le battaglie, si sono sempre girati dall'altra parte. Adesso che è un accordo storico, stanno a fare propaganda politica unitamente al Partito Democratico, che vedo quello locale si allontana dall'accordo che ha firmato il governo, e dalle altre opposizioni. Per quanto ci riguarda è un'immagine che per noi sta bene. Noi siamo per il cambiamento e siamo alternativi a questo modo di fare politica. Se il Movimento 5 Stelle intende contribuire al progetto per la città, io sono molto contento, perché credo che al loro interno ci sono energie, ci sono proposte. Se invece si associano, come stanno facendo finora, al qualunquismo, alla superficialità o alla politica vecchia maniera, poi dovranno loro chiedere conto ai cittadini quando si presenteranno per le elezioni. Finora, quando hanno chiesto conto, a Napoli hanno perso. Fico l'abbiamo sconfitto 6 anni fa e poi abbiamo sconfitto il suo delfino Brambilla l'anno scorso. Quindi questo è il Movimento 5 Stelle. Facesse l'opposizione, all'interesse della città ci pensiamo noi, e anzi magari se venissero in Consiglio Comunale a dare il loro contributo forse sarebbe anche un'occasione interessante. Spiace che per un ritardo non ci sia stata manco la maggioranza in Consiglio Comunale, è stata un'occasione persa per il Consiglio Comunale, che ho fortemente difeso e che ho voluto io personalmente la monotematica. Quindi il mio impegno è per recuperare la monotematica a settembre con uno spirito, mi auguro, costruttivo, e se là ci sono delle idee integrative da parte delle forze politiche, io sono il primo, con l'apertura mentale e l'onestà intellettuale che mi contraddistingue, di prenderle in giusta considerazione. Quando ci sono momenti storici non puoi arrivare in ritardo, ma tutti sono umani, tutti possono sbagliare, l'importante è che non ci sia un dato politico. Poi c'è il rammarico, perché vedere un Consiglio Comunale che ieri poteva discutere di un accordo storico era una bella pagina, non per De Magistris. De Magistris ha portato a casa il risultato storico e l'accordo storico era una bella pagina per il Consiglio Comunale, che io voglio recuperare. Quindi il mio impegno sarà per recuperare una monotematica in cui maggioranza e opposizione, ognuno nelle proprie idee, possa esprimersi nella sede dell'Assemblea Popolare, che è il Consiglio Comunale. Per il resto noi abbiamo avuto il confronto con il territorio, con la municipalità, con il Consiglio Comunale. Questo accordo storico non è frutto di stanze chiuse, è frutto di quello che abbiamo ascoltato in questi 6 anni, e rivendico il fatto che sia di un accordo storico. Mi farebbe piacere che Fico e gli altri entrassero nel merito dell'accordo e non sfiorare invece affermazioni diffamatorie, come fa anche quell'altra 5 Stelle Nunes, che dice ci sarebbe un sottobosco di speculazioni. Queste sono cose che forse fanno a Roma, ma non sono cose che facciamo noi a Napoli. Non è confermata la data, dovrebbe essere inviata di qualche giorno, però è una notizia non ufficiale. Non ufficiale, quindi... Cioè, mi è arrivata voce che non si fa il 27 ma si fa un altro giorno. E quindi come aggiornamento di rimane sì a quello che eravamo. Il 19, sindaco siamo... ci sarà, se ci sarà il Presidente del Consiglio. Siccome credo che il Presidente del Consiglio ci sarà pure il sindaco.